Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi parleremo di un regalo ricevuto da Babbo Natale, l'Honor Magic Watch 2. Allora, andremo a vedere un attimo cosa contiene la confezione, un po' tutti i funzionamenti e cosa ne penso appunto io che l'ho ricevuto in regalo. Ma prima di tutto questo ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, mi raccomando, e attivare la campanellina così non perderete i prossimi video in uscita. Ma prima di tutto questo, sigla! Andiamo a vedere cosa contiene la confezione. Abbiamo naturalmente l'orologio, il cavo USB e Type-C, e il Type-C andrà collegato alla base di ricarica magnetica, andrà collegato qui, e questa è la base di ricarica magnetica dove andrà appoggiato l'orologio per potersi ricaricare. Le istruzioni, comprese anche in italiano, e la garanzia di Honor. Ora togliamo la scatola. È venuto bene. Benissimo. Tra un po' prendevi il gatto. L'orologio è disponibile in due varianti per quanto riguarda il cinturino. Fluoro elastomero, che è questo che state guardando adesso, o in pelle. Da apprezzare che questa non è una semplice plastica o una semplice gomma, è un materiale molto resistente che a contatto con la pelle risulta molto morbido e confortevole. Per quanto riguarda invece il quadrante, tutto l'orologio di per sé, è fatto in acciaio inossidabile 316L, per capirci è quello utilizzato anche in ingegneria aerospaziale, quindi grande qualità, eccellente durata e resistenza agli urti e ai graffi. Questa variante è con il quadrante da 46 mm, disponibile anche in quello da 42 mm, quindi la differenza tra il 46 mm e il 42 è, a parte il display che comunque è sempre un AMOLED, in questo caso è da 1,39 pollici, ha un'ottima risoluzione, ben visibile anche alla luce del sole, già provato in esterna, e la cosa più importante però è che quello da 46 mm consente anche di fare chiamate, quindi potrete sentire tramite la cassa che è posta qui di lato la persona dall'altra parte con cui state parlando. Resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità, quindi lo potete tranquillamente utilizzare anche per fare sport come il nuoto, per esempio. Infatti, dopo andremo a vedere nelle caratteristiche, questo orologio è molto adatto a chi fa anche tanto sport. Ecco, vabbè, io non è che ne faccio proprio tanto, però comunque ha anche tante altre funzionalità che vengono comode per chi lo vuole utilizzare semplicemente come smartwatch. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche dell'orologio. Da notare il comfort che dà questo orologio, perché con un peso di soli 360 grammi vi assicuro che potete tenerlo tutto il giorno senza alcun problema proprio. Anche i cinturini sono facilmente intercambiabili grazie a un sistema di clip, proprio semplicissimo da mettere e da togliere. E altro aspetto molto positivo è la durata della batteria. Honor naturalmente va sul largo e a testa che dura 14 giorni. Utilizzandolo con un utilizzo normalissimo, senza grandi utilizzi di GPS per attività fisiche in esterna, ho potuto vedere che dura circa 10 giorni. Ma la cosa positiva è che una volta agganciata sulla propria basetta, si ricaricherà in circa un'ora e mezza completamente, quindi ottimo punto. Entriamo nel dettaglio e sull'utilizzo dell'orologio. Premendo il tasto in alto a destra si attiverà lo schermo, naturalmente si attiva anche girando il polso. Scorrendo da sinistra verso destra ci farà vedere il meteo aggiornato, le valutazioni del sonno, le valutazioni dell'attività fisica. Abbiamo la possibilità della riproduzione della musica, anche qui andandoci a collegare tramite Bluetooth col nostro cellulare, o possiamo caricare direttamente sul cellulare la nostra musica, perché ha 4 GB di memoria interna, quindi un'ottima cosa.
Scorrendo ancora abbiamo lo stress test. I battiti cardiaci in tempo reale, ora non segna nulla in questo istante perché non ce l'ho al polso. E il quadrante. Il quadrante lo possiamo o cambiare tenendo premuto e ci andrà a proporre un'ampissima. Questi qui sono solo quelli che ho scaricato. Ma poi dopo, quando passeremo sull'applicazione, vi farò vedere quanti ce ne sono. Sono veramente tantissimi. Facendo invece dall'alto verso il basso, abbiamo delle impostazioni rapide. Premendo mostra orario, rimarrà fissa l'immagine dell'orologio senza andare in standby, come ha fatto adesso. Non disturbare, non emetterà alcun suono di notifica né vibrazione, nulla. Trova telefono, semplicemente farà suonare il nostro telefono, però comoda come funzionalità. Sveglia, semplicemente potete impostare le vostre sveglie. E impostazioni, abbiamo la possibilità di associare degli auricolari, andare ad agire sul display e quindi andarcelo a scegliere anche da qui. Lo standby, quando vogliamo che venga fatto. Il menu dei preferiti, dove potremo andare a selezionare quelli che ci interessano da poter visualizzare semplicemente andando a scorrere come abbiamo visto prima, quindi così. Abbiamo l'impostazione dei suoni con il volume da un minimo a un massimo, avete sentito il suono della notifica. La modalità silenziosa, dove verrà silenziato qualsiasi tipologia di rumore, di suono che dovesse emettere l'orologio. L'intensità della vibrazione, forte o leggera, in non disturbare rapido. Da qui possiamo andare a impostare cosa vogliamo che ci venga proposto come menu rapido premendo il tasto in basso a destra. Io nel mio caso ho messo dei contatti già preferiti che ho impostato dall'applicazione, e quindi mi basterà cliccare qui in basso, selezionare il contatto e partirà automaticamente la chiamata. Ma voi potete impostarvi tutti questi menu. Avete le impostazioni di allenamento, in questo caso con questo flag attivato rileverà automaticamente quando inizierete a fare un allenamento, e vi arriverà quindi un promemoria chiedendovi di avviare o meno l'attività che state facendo. Da qui possiamo riavviare, spegnere, disconnettere o resettare l'orologio. Dalla visualizzazione del display, ripremendo il tasto in alto a destra, troviamo tutte le funzionalità dell'orologio. Allenamento, questo orologio ha 15 diverse tipologie di allenamenti da poter fare, si va veramente di tutto. Tra l'altro ci sono anche delle funzionalità guidate, molto utili se non si è esperti. Vedete, da già dei piani da 22 minuti, da 25 minuti, da 28, eccetera eccetera, per diverse tipologie di esigenze di allenamento. Qui vi darà tutti i vostri record di allenamento, lo stato in cui siete dell'allenamento, la frequenza cardiaca in tempo reale, l'ossigenazione del sangue, che l'abbiamo provato. I miei genitori hanno proprio lo strumento specifico per poter rilevare l'ossigenazione del sangue. Si è discostato di un 1%, quindi questo mi segnava 99, quello dei miei genitori 98. Direi che è piuttosto affidabile. I registri delle attività della giornata, quindi c'è il riepilogo di quello che avete fatto nella giornata, le calorie bruciate, la distanza percorsa, i piani fatti, molto dettagliato, molto molto dettagliato, e dall'app poi vedrete ancora più dettagliato. Rileva la qualità del sonno. Vi dà l'indicazione di quanto avete dormito, anche i pisolini, che se ve li riuscite a fare, pomeridiani. Ma poi sull'applicazione verrà dettagliato anche il sonno profondo, il sonno leggero, la fase REM. Questo è lo stress test che vi dicevo prima. Praticamente, stringendovi bene l'orologio al polso, verranno attivate una serie di domande. Intanto c'è una misurazione anche del battito cardiaco, e da lì vi darà un suo voto del vostro stress. Molto carina anche gli esercizi di respirazione, stessa cosa, mettendovi ben saldo l'orologio al polso, vi darà le tempistiche per poter fare degli esercizi di respirazione fatti proprio bene. Abbiamo il registro delle ultime chiamate, i contatti, abbiamo un barometro che ci va a segnare la pressione atmosferica.
abbiamo la bussola, la sezione notifiche, che adesso vi farò vedere anche la gesture rapida per poterle raggiungere, il meteo, cronometro, timer, sveglia, la torcia, che non è nient'altro. Guardate, pronti, accecatevi. Ecco qua, si accende praticamente del tutto, tutto bianco, tutto lo schermo, e quella è la torcia, il trova telefono, e le impostazioni sono quelle che abbiamo visto prima. L'altra gesture è dal basso verso l'alto. Qui trovate tutte le notifiche che avete deciso voi di attivare. Ed ora passiamo sull'app. Per scaricarla ci basterà andare sul Play Store e cercare Health Huawei. Eccolo qui, è il primo. Una volta scaricata l'andremo ad aprire. Dovrete registrarvi se non avete già un account e inserire le credenziali. Troverete in alto il riepilogo dei passi fatti, la distanza percorsa, le calorie smaltite e la distanza percorsa in salita o facendo gradini, appunto, come potete vedere. Sotto troverete i dettagli dell'esercizio fisico, tutto un riassunto di quello che vedete anche scorrendo sull'orologio, la frequenza cardiaca, i dati del sonno, lo stress test e i livelli dell'ossigeno nel sangue. Andando nella sezione dispositivi in basso e andando a cliccare sull'immagine dell'orologio, possiamo entrare più nello specifico e quindi andarci a selezionare i quadranti disponibili per l'orologio. Qui ne trovate veramente una selezione, direi quasi infinita. Sono tutti da installare e poi andranno automaticamente a ritrovarsi sull'orologio. Tornando indietro, abbiamo il monitoraggio della salute, dove possiamo andare ad attivare il True Sleep di Huawei, quindi tutti i dati che vi dicevo prima del sonno, quindi riposo profondo, riposo leggero, sonno REM e fasi in cui si è svegli. Ci sono delle piccole risoluzioni, delle piccole FAQ per la risoluzione dei problemi, avvisi per attivare le sveglie. Poi troviamo la voce contatti preferiti, è il tasto che io ho impostato in basso a destra come tasto rapido, e quindi gli ho aggiunto 5 contatti della mia rubrica, se ne possono aggiungere fino a 10. La musica, dove possiamo andarla a gestire andandola a caricare direttamente sull'orologio. Il meteo, come abbiamo visto prima, ci darà i bollettini se li vogliamo, se no basterà toglierli, e la possibilità di selezionare se avere gradi Celsius o Fahrenheit. All'inizio, una volta che ho abbinato l'orologio, che è un'operazione veramente molto semplice, cioè da questa schermata in alto all'inizio non mi usciva nulla, ho fatto aggiungi, selezionate smartwatch e andate a selezionare il Honor Magic Watch 2. In un attimo, veramente attivando il Bluetooth, verrà trovato senza alcun problema. Tornando nelle voci del menu dell'orologio, abbiamo impostazioni dispositivo, dove possiamo attivare o meno il sollevamento per attivare il display, e il promemoria se per caso si dovesse disconnettere dal Bluetooth. Una volta che ho fatto l'accoppiamento tra l'app e l'orologio, ho dovuto fare circa 5 aggiornamenti del firmware, in quanto era aggiornata a gennaio 2020. Da qui possiamo anche ripristinare le impostazioni di fabbrica e, cosa ancora importante, attivare le notifiche. Quindi con la spunta in alto le attiviamo e nella parte in basso possiamo dettagliare cosa ci interessa ricevere o meno di notifiche direttamente sul cellulare. Andando nel menu sempre in basso esercizio, da qui possiamo far partire uno degli esercizi che ci propone nella parte in alto, e poi quello che vi dicevo prima, la cosa carina, sono i corsi che propone direttamente l'orologio. Nell'ultimo menu, la voce personale, troviamo le medaglie, che è una cosa carina. Io adesso ce l'ho da veramente poco, vedete, ho già ottenuto la medaglia dei 10.000 passi, una cosa che dà un po' uno stimolo a raggiungerli. Troviamo la sezione messaggi, dove vedete quando ho preso la medaglia mi è stata data qui. Poi abbiamo il menu impostazioni, dove possiamo attivare la sincronizzazione automatica tra l'orologio e il cellulare.
possiamo condividere i dati con altre app, quindi Google Fit o MyFitnessPal in questo caso, attivare gli avvisi della frequenza cardiaca nel caso in cui dovessero andare fuori dai range normali, possiamo attivare la gestione delle notifiche, da qui tutte le spunte, e poi possiamo impostare l'unità metrica o imperiale, quindi direi metrica. App ben fatta, semplice, intuitiva, senza grossi problemi. Che dire ragazzi, è una bellissima linea, fatto molto bene, tanti dettagli, tante funzionalità, come vi ho elencato. Attualmente è in offerta su Amazon a un prezzo di 151€ e secondo me li vale tutti. Siamo nel range giusto di spesa, magari a pieno prezzo 179-199, dipende, è forse un pelo fuori budget rispetto a quello che può fare, però tutto sommato è un orologio che funziona molto bene. Trovate qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!